Buonasera a tutti. Stasera riprendiamo dopo diversi mesi il ciclo Storici e Filologi i Maestri. Storici e Filologi i Maestri. Stasera è la puntata in cui parleremo del professor Raffaele Aiello, di cui ho qui mostro un volume in diretta, si chiama Arcana Iuris, Diritto e Politica nel Settecento Italiano. È un libro edito dalla Iovene diversi tanti anni fa, ma insomma, decine di anni. 1976. 76. Sì, 46 anni fa. Un libro maturo, insomma, di studi sul Settecento napoletano. A parlarne con noi sono due suoi allievi, come in ogni puntata che noi facciamo, gente che l'ha conosciuto vicino, che può dirci sia il pensiero, ma anche l'aspetto, alla vita privata, l'aneddoto, che cosa che può colorire e dare ancora maggiore, insomma, maggiore informazione alla dibattito che facciamo stasera. E sono Roberto Tufano, all'Università di Catania, e Francesco Mastroberti, entrambi storici del diritto. No, io sono modernista. Roberto Tufano è storico modernista. Beh, erano talmente ampi gli interessi del professor Aiello che storia moderna, storia del diritto, riprendeva un po' tutto, poi ne parlerete meglio voi. Io dico qualche cenno biografico su Raffaele Aiello. Nato a Napoli nel 1928, si laureò in giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli con una tesi sul codice marittimo Ferdinandeo. Relatore era il professor Bruno Paradisi, storico del diritto italiano. Insegnò, collaborò all'attività didattica alla Facoltà di Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli, poi vinse un concorso come straordinario in storia del diritto all'Università degli Studi di Catania, dove fu ordinario dal 1970. Poi venne chiamato all'unanimità dalla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli, dove ricopre l'insegnamento dal novembre del 74. Nel collocato riposo del 2003 divenne professore emerito presso la stessa università. Elenco rapidamente qualche pubblicazione e dopo passo la parola ai relatori, ai discussant. Il primo libro, Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, poi Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII, Arcana Iuris, il libro che abbiamo fatto vedere prima, Diritto e politica al Settecento italiano, poi Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche, Formalismo medievale e moderno tra Spagna e Francia, Diritto, istituzioni e società a Napoli all'alba dell'Illuminismo, Il problema storico del Mezzogiorno, l'anomalia socio-istituzionale del 5 e del 700, Una società anomala, il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi, e poi fino al collasso di Astrea, ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna. Come abbiamo detto, è stato uno dei più grandi storici, specialmente uno storico delle istituzioni. È stato uno storico delle istituzioni, e quello che ha dato, insomma, un quadro giuridico, un quadro storico giuridico molto importante. Prego a chi dei due discussant vuole prendere prima la... Armando, se mi si sente, volevo salutare anch'io e ringraziare i professori Francesco Mastroberti e Roberto Tufano per aver accettato il nostro invito e per parlare del loro maestro Raffaele Aiello. Questo ciclo Storici e Filologi riprende dopo circa 6 mesi. L'ultimo evento lo avevamo dedicato a un gigante della filologia, della storia della letteratura italiana come Carlo Dionisotti. Ricordo anche che questo ciclo è patrocinato dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università della Campania Luigi Manvitelli, e tutte le precedenti puntate, tra virgolette, sono visualizzabili online su YouTube. Si trovano facilmente tramite una semplice ricerca e cercando storici e filologi online. Io mi scuso, ma sono, diciamo, con mezzi precari e assisterò comunque
a tutto quanto il seminario online. Ringrazio nuovamente tutti e ti do nuovamente la parola, Armando, per introdurre il primo dei due relatori. Il primo dei due, io non so chi vuole parlare prima, dove la parola a Francesco Mastroberti, al professor Mastroberti. Per me, vabbè, Roberto, se vuoi iniziare tu. No, Francesco, vai tranquillo. Va bene, allora abbiamo. Poi riprendiamo, facciamo prima un dialogo tra noi, poi se ci sono delle domande, le osservazioni, stiamo qui. Sì. Prego, allora io, professor Mastroberti. Allora, io inizierei questa mia relazione. Insomma, poi ovviamente ci sarà un dialogo. Io sono un allievo indiretto di Raffaele Aiello, perché il mio maestro diretto è Armando De Martino, che a sua volta è stato allievo di Raffaele Aiello. Il mio maestro ha avuto la tesi da Bruno Paradisi, quindi hanno condiviso con Raffaele Aiello lo stesso maestro, però in realtà Raffaele Aiello ha come dire, seguito Armando De Martino nella stesura della tesi. E a questo punto raccontiamo il primo aneddoto, cioè che Armando ci ha anche indicato la strada dell'aneddoto. Bruno Paradisi chiaramente era uno storico molto importante a Napoli, un storico del diritto di prima grandezza, e insomma vedeva non con grande favore gli studi di storia del diritto che si portavano al di là del Medioevo, al di là dell'età moderna, ma in realtà in quell'epoca tutta la disciplina, evidentemente parliamo degli anni 60, era tutta la disciplina, era proiettata sul Medioevo. Abbiamo il gigante che era Francesco Calasso, che aveva fatto il Medioevo del diritto. Insomma, in buona sostanza, se non si studiava il Medioevo, ecco, non si poteva scendere alle cattedre universitarie, non si poteva fare carriera. E Raffaele Aiello fu uno degli storici del diritto, dei grandi innovatori, ma ne parleremo in maniera più approfondita di qui a poco. Uno dei grandi innovatori perché si lanciò nell'epoca moderna, lo studio del Settecento, dell'età contemporanea, quindi fu una grande rottura. In questo lo seguì il mio maestro Armando De Martino, che insomma, volle studiare all'epoca il decennio francese nel Dominio di Napoli, e dunque si incontrarono in questo modo, perché Paradisi disse: ecco, diciamo, c'è il dottore Aiello che studia proprio quest'epoca, e quindi assegnò il mio maestro Armando De Martino, assegnò al dottore Aiello per la stesura della tesi, per l'assistenza nella stesura della tesi, e quindi tramite Armando De Martino ho conosciuto Raffaele Aiello, l'ho frequentato, e devo dire, per me è difficile parlare di Raffaele Aiello, perché prima per ragioni emotive, perché gli devo moltissimo e gli ho voluto molto bene. È stata una persona decisiva per la mia vita, avendomi introdotto insieme, come diceva il mio maestro Armando De Martino, nel mondo accademico, e poi in quello più grande, importante, quello della storia, non solo la storia del diritto, come cercheremo di dire di qui a poco. Molto di Aiello io conservo in me e qualcosa talvolta affiora. Secondo, è difficile parlare di una personalità come quella di Aiello, perché si tratta di una personalità di storico poliedrica e geniale, autore, come abbiamo visto dalla introduzione di Armando, di una sterminata serie di opere, ognuna di esse contenente intuizioni che potrebbero fare da base a libri, e alcune in effetti hanno avuto questa sorte. Le intuizioni di Aiello sono state sviluppate in una serie di libri, noi ricordiamo la collana Storia e diritto, fondata da Raffaele Aiello, che ha una serie notevole di volumi, e Aiello ha seguito passo passo nella loro pubblicazione. Insomma, Aiello è stato un treno in corsa, difficile stargli dietro da tutti i punti di vista. Io ricordo, se mi ricordo personale, ricordo che al Dipartimento, quando piombava Aiello in Dipartimento, praticamente praticamente il Dipartimento, insomma, prendeva vitalità, ecco, prendeva una energia straordinaria. Una volta capitò in Dipartimento, dico solo questo, capitò in Dipartimento con bozze che doveva consegnare in tipografia. Mi chiese di accompagnarlo
chiesi di accompagnarlo in fotografia. E, insomma, veramente era una cosa difficile stargli dietro, però quella giornata io imparai moltissimo da Raffaello. Imparai moltissimo perché imparai che come bisognava seguire tutta la filiera della pubblicazione di un libro, una cosa che mi è servita tantissimo. Anche oggi sono direttore di una collana di storia del diritto e devo dire l'insegnamento di quella giornata, che mi diede in quella giornata, nel rapporto con i tipografi, nel rapporto anche con la casa editrice, nel seguire insomma, in maniera puntuale la pubblicazione, fu importantissimo. Quindi un uomo assolutamente straordinario da questo punto di vista, anche nel curare il dettaglio di tutta la nostra attività, anche la sua attività di pubblicazione. E terzo, è difficile parlare di Raffaello, qui ci saranno in collegamento, non lo so, molti suoi allievi diretti, sicuramente molto più titolati di me, anche Roberto, insomma, forse in maniera più diretta di me è titolati a parlare del maestro, ma comunque io non mi sono tirato indietro, perché è importante parlare di Raffaello, è importante rinnovare la memoria, sono più di 2 anni della sua scomparsa, e questo quello che si propone di fare, tra l'altro l'associazione Raffaello, prima ne parlavamo, diretta da Eliana Del Bagno e formata dai suoi allievi, di cui io mi onoro di fare parte. Quindi grazie Armando per questa bella opportunità che ci dai per discutere di questa figura così importante. Volendo scegliere in via introduttiva un'espressione che secondo me meglio rappresenta Raffaello, io individuerei la famosa definizione kantiana, no? Dell'illuminismo. L'uscita dell'uomo, che cos'è l'illuminismo? Come sappiamo tutti, è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. E questa, a mio modo di vedere, la cifra dell'uomo Raffaello, intorno alla quale egli ha costruito la sua storiografia, individuando e dando piena voce ad intellettuali, filosofi, scrittori che hanno testimoniato fino in fondo il loro credo nell'uomo libero e nello spirito critico contro ogni condizionamento. Da Cartesio a Montaigne, a Rousseau, da Giannone a Gaetano Argento, a Dragonetti, solo per fare alcuni nomi, via, è lunghissima di nomi che lui ha studiato, ha recuperato e ha reso anche portato ai giovani, ma soprattutto soffermandosi sullo spirito critico che caratterizzava il magistero di questi uomini, di questi studiosi. Questi uomini illuminati hanno costruito per Raffaello la chiave di lettura per il loro mondo, per il mondo cui appartenevano, che attraverso di essi poteva essere raccontato in un modo altro rispetto alla paludata e formalistica cultura ufficiale. Il problema per lo storico Raffaello, fin dagli inizi della sua carriera, non è quello di raccontare il mondo così come doveva essere e così come veniva rappresentato dalla cultura ufficiale, ma quale era concretamente con il cocervo e la conflittualità di interessi che lo muovevano. Diciamo, c'era quasi una realtà esoterica da un certo punto di vista, confezionata in opere di dottrina, ma esisteva una realtà sottostante, fatta di interessi, fatta di conflitto tra i ceti, e solo pochi uomini liberi e dotati di spirito critico vedevano e denunciavano. Essi, per Raffaello, rappresentavano i mediatori tra questo mondo esterno, in buona sostanza idealizzato ma artificiale, e quello sotterraneo e autentico. Direi in questa dimensione il diritto, quello dell'antico regime, è il centro della riflessione di Raffaello, ma in modo assolutamente diverso rispetto agli altri storici del diritto della sua epoca. Esso infatti rappresenta la massima espressione del formalismo. È un diritto fatto di catene di citazioni che si intersecavano con precetti di natura religiosa, di opinioni comuni, di formule stereotipate, che allontanavano il mondo legale da quello reale. Mentre generazioni di storici del diritto, a partire da Francesco Calasso, di cui abbiamo parlato, studiavano ammirati le fonti medievali e moderne, le glosse, i trattati, i consilia, descrivendo estasiati un mondo ideale nel quale il magnifico pluralismo giuridico veniva ricondotto a sublime unità nel diritto comune, è capace di offrire una risposta a tutti i problemi, Raffaello
e questa, diciamo, è la diversità del suo magistero rispetto a quello degli storici del diritto di cui stiamo parlando, guardava a quelle stesse fonti come l'espressione massima del formalismo. Si poteva capire che cosa? La mentalità di quei giuristi. E queste mentalità, a queste mentalità che si interessa Aiello, insieme alla, diciamo, realtà effettuale, ossia i meccanismi sociali e istituzionali che dettano le regole e il diritto concretamente praticato. In proposito bisogna ricordare che Aiello utilizzava volutamente, i suoi allievi lo ricordano, il termine socio-istituzionale, senza trattino, quindi senza il trattino tra socio e istituzionale, intendendo che così rendere il profondo legame tra il dato sociale e quello istituzionale. Certamente in questo Aiello risente della penetrazione in Italia del pensiero delle École des Annales, che punta il focus su mentalità quotidiana, storia minima, ma anche risente della politicizzazione che l'Italia vive negli anni 60 e negli anni 70, periodo, come sappiamo, di forti tensioni politiche e sociali, nel quale la lotta per le idee si lega profondamente con istanze sociali. Due parole sulla sua innovazione, sul grande innovatore nella storia del diritto. Noi storici del diritto siamo in costante crisi, cioè nel senso, spesso siamo alla ricerca di una nostra identità. Bene, Aiello è stato uno dei grandi innovatori della storia del diritto. È stato il grande innovatore insieme a un altro personaggio che è scomparso da poco e che voglio ricordare anche con affetto, che è Paolo Grossi. Paolo Grossi all'inizio degli anni 70 fondava i Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico. Il maestro fiorentino, ci ricordiamo, nella pagina introduttiva del primo numero della rivista, invitava lo storico del diritto e il giurista positivo a smetterla con i rispettivi monologhi e a dialogare proficuamente sui problemi del presente in nome della unitarietà della scienza iuris. Tutto ciò accadeva dopo che Arnaldo Momigliano, nel 1966, davanti alla platea di storici del diritto, aveva proclamato la fine della storia del diritto come branca autonoma della ricerca storica, suscitando una profonda riflessione nel settore disciplinare. È una tensione verso il cambiamento nei giovani storici del diritto come Grossi e Aiello. Però mentre Grossi risolveva il problema della vitalità della storia del diritto, che era stata dichiarata come morta da un personaggio adorevole come Momigliano, cercando l'abbraccio con i giuristi positivi e nell'uscita dall'isolamento dell'erudizione, Aiello invece guardava agli storici delle istituzioni, ai filosofi, agli storici puri, nella convinzione che il diritto fosse l'espressione di tutte queste componenti. Cioè entrambi, Grossi ed Aiello, intesero uscire da una sorta di autismo scientifico, ma in modo diverso. Il fiorentino all'interno della scienza iuris, che riteneva universale. Il napoletano andando oltre la scienza iuris, ritenendo questa il prodotto di una serie di fattori che andavano analizzati e approfonditi ai fini di comprendere la storia e guidare il legislatore. Quindi due strade diverse per un innovamento necessario nella storia dell'inizio. Quindi presero strade diverse, strade che non si sarebbero più incontrate. Per un certo periodo Aiello e Grossi furono grandi amici, poi le loro strade si divisero. Resta il fatto che le loro sono le ultime vere indicazioni metodologiche della nostra disciplina. Lo indicò questo Adriano Cavani in un bel volume sulla storia della storiografia. Continuano a guidare oggi la nostra disciplina in attesa di qualcosa di diverso che non si sa se arriverà mai, considerando che siamo non solo in un'epoca post-ideologica ma anche post-metodologica, perché ognuno fa quello che più o meno crede. Però le ultime indicazioni, le vere indicazioni metodologiche vengono da questi due grandi accademici, molto diversi tra di loro, ma animati da questo spirito di rinnovamento. Il diritto utile, qui c'ho davanti a me
bel volume, il diritto utile, sono due volumi, furono fatti nel 2000, nel 2000, credo, 2019, poco prima. Sono i volumi che furono presentati a De Jello per il suo 90° compleanno del 1928, e con prefazione di Luigi Vallune, di Luigi Labruna, e a cura di Francesco Di Donato. Insomma, voglio dire, sono il diritto utile. Ecco, il titolo mi sembra perfetto per la produzione e il magistero di Raffaele Aiello, teorie e storiografie del dissenso in una vita per la critica. Quindi questo è fondamentalmente il senso, credo che abbiano colto bene i curatori e anche tutti coloro che hanno collaborato a questo volume, il senso di Raffaele Aiello. Io direi che nella visione di Aiello, se ho ancora un po' di tempo, poi quando mi fermate, Armando, quando mi devi fermare, fermami senza pietà, voglio due, dire. Poi due o tre minuti, facciamo a 25, poi. Fermami tranquillamente, io vado avanti fin quando non ho una... Tre minuti, allora. Ancora tre minuti. Sì. Insomma, io direi che molto, poi magari riprendiamo la discussione, perché insomma questo, diciamo, è un po' una introduzione al discorso su Raffaele Aiello, ma direi che Aiello, aneddoto, ma fino a un certo punto, lui fu per 3 anni ad ingegneria, quindi si iscrisse ad ingegneria e stette 3 anni come studente di ingegneria, fu brillante studente di ingegneria, poi passò a giurisprudenza. E molto ha giocato questa sua formazione, diciamo, nell'ambito delle scienze cosiddette dure. Nella sua visione storica, almeno così come la vedo io, si muovono forze che hanno una direzione, che convergono o che confringono nello scontro, ma possono avere effetti statici e dinamici sulla realtà o sul diritto. Diciamo, la freccia che nella meccanica indica una direzione della forza, a mio avviso rappresenta bene la figura di Raffaele Aiello. Tutto intorno alla dinamica di forze che nella storia si muovono e portano a dei risultati. Io in questo volume ho scritto un breve ricordo di Raffaele Aiello e l'ho chiamato ACES, freccia. E proprio quella freccia che trovavo nei libri che lui donava al Dipartimento. C'erano dei libri che lui donava, si vedevano queste frecce che rappresentavano un po' il tratto distintivo di Raffaele Aiello. Così come nel Dipartimento c'era questa bella scrivania a punta di freccia che insomma un po' rappresenta questa sua acutezza di storico, ma soprattutto sono le forze, i vettori che si muovono nella storia e che lui intende analizzare, che rappresentano il diritto, rappresenta anche il frutto di queste forze che si muovono nella storia. E allora come capire il senso di queste forze, l'azione di queste forze? Ed ecco che Raffaele Aiello, a differenza di altri storici del diritto, assume un ruolo fondamentale, la ricerca d'archivio. Tutti i suoi allievi, ecco, hanno come caratteristica fondamentale nella loro fisionomia di storici del diritto la ricerca archivistica, che è un punto fondamentale. Quindi in questo anche noi troviamo una contrapposizione, una diversità rispetto per esempio ad altre scuole, come la scuola Fiorentina di Grossi, che invece dirige il suo sguardo soprattutto sulle opere dottrine. Per il momento mi fermo qui, a livello produttivo. Poi se mi viene dato altro po' di spazio, magari sviluppo altre riflessioni, queste diciamo sono un po' introduttive. Grazie. Grazie. Prego a Roberto Tufano, professor Tufano, di intervenire. Grazie. Io dico che Francesco ha toccato tutti i punti che doveva toccare, essendo che è riuscito con un discorso armonico a mettere insieme pezzi di una biografia di uno storico che non era una persona complessa, era complesso il suo mondo, ma lui era una persona molto semplice, con una linea direttiva, quella freccia che indicava Francesco, che lo portava. Tant'è che qua io e Francesco Mastroberti apparteniamo alla stessa generazione.
un poco prima vedo lì il professore Vincenzo Ferrone, che appartiene a una generazione di poco precedente. Se andiamo a interrogare degli episodi di generazioni successive o precedenti, come De Martino, che fu allievo del dottore ancora Raffaele Aiello, lui ha avuto sempre una linea di coerenza assoluta nel nucleo delle vicende che lui voleva che i suoi allievi dipanassero. Ma il problema generazionale ci porta anche a capire quella che è la generazione di Aiello. Aiello nasce nel 28, l'altro mio maestro Giuseppe Gerrizzo, che mi affidò ad Aiello per la mia crescita durante il dottorato di ricerca, è pure del 28. Giuseppe Galasso è del 28, credo, forse 29. È tutta una generazione coesa, anche Mario Rosa, altri, un po' più piccolo Giuseppe Recuperati, sono una generazione abbastanza compatta. I loro maestri nascono negli anni 10 del Novecento e mi riferisco, al di là di Bruno Paradisi, che è il punto di riferimento accademico, Aiello ha indicato sempre due maestri nelle sue narrazioni orali e l'ha dimostrato poi con la sua attività di ricerca, da una parte Franco Venturi, dall'altra parte Chabot. Tra i due sicuramente Franco Venturi è stata la persona che più l'ha ispirato nei suoi studi di storia del diritto, tant'è che Venturi stesso lo cita quando Aiello era giovanotto, si erano conosciuti negli archivi, nelle biblioteche napoletane, lo cita nel primo volume di quell'opera bellissima dal punto di vista della metodologia di Franco Venturi, che è Settecento Riformatore, che è un'opera che ha una rilevanza internazionale, è indiscussa opera, la migliore forse del Novecento italiano donata, diciamo, al mondo. Quindi ci troviamo a cavallo di due generazioni che però stanno sulle spalle di grandi giganti, no? Pensiamo a tutto ciò che viene prodotto negli anni 20 del Novecento, fra gli anni 20 e gli anni 30, la stagione della grande crisi nuova della coscienza europea, no? E da questo punto di vista, dal punto di vista proprio epistemologico, non dell'approccio, diciamo, storiografico, è il tentativo di una storia a tutto tondo attraverso la storia della cultura. Nel caso di Aiello, l'attacco, la critica alla Arcana Iuris, che sostanzialmente poi è più in generale il formalismo, che non è solo il formalismo giuridico, quindi è un attacco quello preciso, no? Diciamo, chi sono dal punto di vista diciamo epistemologico i maestri di Aiello, ma anche di quella generazione? Sono coloro che, da Max Weber alla fisica nuova, alla lettura che viene data da Karl Popper all'epistemologia della scienza, eccetera, eccetera, hanno creato dei paradigmi dentro i quali ancora viviamo, no? Diceva sempre Gerrizzo, ma noi non abbiamo inventato niente di nuovo, siamo degli epigoni di grandi giganti che hanno costruito questi grandi paradigmi culturali nel quale tutto il mondo sguazza, ognuno con le proprie competenze. E Aiello scelse quella strada, fu la strada di dura critica, per esempio, a certa filosofia che in Italia era rappresentata da Croce, ma più ancora all'estero da personaggi come Hannah Arendt, no? Di cui Aiello non sopportava in generale la filosofia. Quindi, dal punto di vista generazionale, Aiello ha creato un tutto compatto, perché è riuscito ai suoi allievi a trasmettere
lo stesso senso della disciplina storica. Quindi fra un grande libro come è quello di Vincenzo Ferrone, Scienza, Natura e Religione, che è stato il libro assieme all'Arcana di Iuris più fortunato di quella collana dei libri rossi di Iovene, ricordo quando Aiello litigò, quel giorno ero a Napoli, quando Aiello litigò con Iovene editore, no? Perché lui era una persona poi di grandissima onestà, aveva sempre rinunciato ai diritti d'autore, ci metteva sempre i soldi di tasca sua e non ci metteva i soldi dei fondi di ricerca, cioè erano proprio soldi suoi che lui generosamente dava alle case editrici per pubblicare i prodotti non solo della sua ricerca, soprattutto di quella ricerca dei suoi allievi, no? E quindi io conobbi quell'esperienza di rottura, Francesco sicuramente lo sa, quella collana fortunatissima, e poi il passaggio, grazie alla sua amicizia indiscussa con Gerardo Marotta, che rappresentava l'altro fronte dei filosofi napoletani, no? Aiello ammirava molto Piovani, aveva ottimi rapporti con la scuola di Piovani, quella accademica ufficiale rappresentata da Fulvio Tessitore e tutta la scuola di Fulvio Tessitore, ma i rapporti di amicizia e anche di stima intellettuale più forti li aveva con Gerardo Marotta, che aveva ereditato da Piovani l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, perché quella era stata un'invenzione di Piovani, Marotta poi. E quindi la scelta di Aiello da galantuomo di rivolgersi a questo vecchio compagno di scuola che è Gerardo Marotta e di intraprendere un percorso dentro l'Istituto di Storie Filosofici. Ora, voi siete campani, napoletani, e sapete meglio di me che era un istituto che aveva nessuna potenzialità economica, no? Per cui per la collana Frontiera d'Europa il buon Aiello investiva un sacco di denaro. Te ne accorgevi, lui non te lo diceva, tu lo capivi chiaramente che erano tutti sacrifici fatti di Aiello. Lì inizia una seconda fase della sua stagione di attività scientifica, una fase, diciamo, che lui era contento del fatto che era pensionato, perché era più libero di poter studiare. Tutti sanno, per chi l'ha conosciuto, che lui aveva sempre rifiutato cariche pubbliche, anche accademiche. Lui faceva il direttore del Dipartimento di Scienze dello Stato, ma chi stava dentro il Dipartimento erano tutti i suoi allievi, per cui nulla questo, riusciva quel Dipartimento ad andare avanti nel migliore dei modi. Gli fu anche offerta, questo lo so per altre fonti, ma lui me lo confermò, l'ipotesi di candidarsi a sindaco di Napoli. Vicino a casa sua stava il compare di Aiello, che era Giuseppe Galasso. Disse: no, ma parlate con Beppe Galasso, io non amo fare queste cose perché io voglio studiare, non mi interessa. Lui dice: ecco, questo era l'uomo, studiava e si dedicava ai suoi allievi, ma il nucleo centrale delle sue ricerche lui le aveva sviluppate fin da ragazzino, quando prese la tesi con Bruno Paradisi e cominciò questo duro e lunghissimo lavoro d'archivio. E chi lo conosceva lo sa benissimo, lui ricorda molto commosso il papà, l'avvocato Aiello, che da pensionato accompagnava il figliolo e l'aiutava a trascrivere nelle famose schedine di formato Mignon tutto il materiale archivistico che Lello Aiello scavava e trovava. E quelle schede ancora sono in giro, io credo che siano state depositate dagli eredi all'archivio di Stato di Napoli, ma che era una fonte incredibile di conoscenze, ma non per lui solamente, per tutti, perché lui metteva a disposizione di tutti i suoi allievi e la gente più volenterosa questa mole di materiale enorme.
che lui aveva scavato non solo nell'archivio di Stato di Napoli, all'archivio Vaticano, all'archivio fiorentino, a Venezia, città alla quale lui era molto legato, ma anche a Simancas e anche alla Richelieu. Io ricordo che mi trovavo a Parigi intorno al 2004 e 5 e lui disse: ma tu sei lì? Dico: sì, sono qui. C'era anche mia moglie, allora mia fidanzata. Dice: allora sai che faccio? Siccome voglio aiutare, dare una mano d'aiuto a una mia allieva, dice: vengo lì a Parigi perché ho delle cose da andare a rivedere. E così fece, sapendo che ero lì, gli venne facile. Prese l'aereo, io andai a prenderlo all'aeroporto. Poi siete 20 giorni a lavorare alla Richelieu, non per se stesso, ma per la sua allieva, per aiutarla a trovare materiale per portare in porto la sua tesi di dottorato. Il personaggio era questo. Scusate gli interventi frammentari, l'intervento frammentario con dei cammei di ricordi, ma credo che dal punto di vista scientifico Francesco ha esaurito tutto ciò che su quello che è il percorso curricolare da Iello, tutto ciò che avrei potuto dire. Quindi sarebbe forse meglio che qualcuno dei presenti animasse il dibattito raccontando la sua esperienza. Io non vorrei approfittare, ma vorrei invitare soprattutto il professor Ferrone a intervenire sull'argomento, perché è l'allievo della maturità scientifica da Iello, no? Prego, professor Ferrone, aggiunga la sua... Siamo grati di averla, insomma. Ma se accende il microfono, un attimo, deve accendere il microfono in basso a sinistra. Sono riuscito, vi sentite? Okay. Sì, benissimo. Ah, adesso mi sentite. Ma niente, io quando l'altro giorno, tra una lezione e l'altra qui a Torino, che cominciano a diventare pesantissime per me, e ho visto questa cosa di Raffaella Iello tra la mia posta, me la sono segnata, oggi ho terminato la lezione un po' in anticipo, ho lasciato i miei 300 e fischi a matricole e gli ho detto: vabbè, io devo andare a rendere onore non soltanto a un amico straordinario, ma a un grande maestro. Io considero Lello uno dei miei maestri, lo metto sullo stesso piano di Franco Venturi, di Eugenio Garin, di Paolo Rossi, cioè sono tutti personaggi che mi hanno aiutato a pensare, quindi devo dire, mi sembra, come dire, doveroso è dir poco. Poi ho il rammarico forte, che mi perseguiterà fino alla fine dei miei giorni, di non aver dato a Lello negli ultimi 10-15 anni quello che gli spettava, cioè mie visite continue a Napoli per parlare con lui. Ma lì c'era stato un problema, e qui vado incontro a quello che diceva Roberto Tufano, di portare anche delle, come dire, dei punti di riferimento. Io credo di essere stato colpevole di di forse lo scontro più duro con Paolo Rossi. Cioè io feci un attacco durissimo a Paolo Rossi durante un convegno organizzato a Torino con oltre 40 persone, tra l'altro giuristi insigni e così via, sul tema della Chiesa, la modernità e i diritti dell'uomo. E la cosa suscitò un grande scalpore. Paolo Prodi intervenne perché attaccai la storiografia cattolica sul problema del dualismo e soprattutto su questo modo di Paolo Rossi. Tra l'altro, ecco, io poi è nata un'amicizia enorme tra me e Paolo Rossi. Ci siamo visti a Firenze, a Roma, quando era presidente della Corte Costituzionale, ci siamo scambiati lettere piene di affetto. Ma allora lo scontro fu durissimo, perché io in realtà contestavo quelle cose che lui aveva scritto contro la modernità giuridica e contro la responsabilità dell'illuminismo e cose di questo tipo.
Lui, Paolo Grossi, mi attaccò dicendo che io ero amico di Aiello. Aiello rispose, sembrava che dovessimo andare persino davanti a un magistrato. Poi la cosa rientrò, però lasciò degli strascichi. Con Lello poi ci siamo visti poco dopo, ci siamo persi un po' di vista. Io considero, e mi sembra molto importante secondo me, se i suoi allievi partissero dal presupposto che ha ragione Mastro Berti nel dire questi sono due grandi maestri, molto diversi, due geniali maestri, perché poi in realtà Paolo Grossi, io con lui poi ho fatto discussione e ho dovuto toccare con mano la straordinaria capacità di quest'uomo di approfondire al di là dei pregiudizi, ecco, al di là dei pregiudizi, perché poi tutti noi abbiamo dei pregiudizi, per carità. Il problema vero è che io considero Raffaele Aiello un grande modernista, davvero uno dei massimi modernisti apparsi in Italia e soprattutto quello che ha meglio indagato la storia del Mezzogiorno. Io sono convinto di sta cosa. Se soltanto avessimo due vite e io ne avessi un'altra, andrei a ripercorrere. Peccato che mi sto occupando di altre cose, sono alle prese con tutta una serie di impegni al di fuori dell'Italia, e però io davvero dedicherei un anno di tempo a ripercorrere la storia del Mezzogiorno così come l'ha pensata Aiello, perché ci sono dei tratti di genialità, ecco, il termine giusto è genialità, che possono e debbono essere ripercorsi. Tutte le riflessioni sul sottosviluppo del Mezzogiorno, io ne ho avuto lunghe discussioni con Lello su questo argomento. La sua intuizione sul problema della difesa delle frontiere è un tema straordinario, è un tema che andrebbe ripreso, andrebbe affrontato. Con lui abbiamo avuto discussioni, quel libro che lui scrisse, L'estasi della ragione, fu un libro che in qualche modo rispondeva, poi lui me lo confermò, al lavoro che avevo fatto su Filangieri, perché lui ha sempre avuto questa idea un po' tutta sua di privilegiare un empirismo rispetto a una concezione dell'illuminismo che era poi soprattutto politica, prima ancora che epistemologica, pur essendo io uno storico della scienza e del motivo per cui Lello con me mi ha aiutato moltissimo a pubblicare Il mondo newtoniano. Però su quello ci fu una, come dire, delle differenze, delle divergenze. Ciò non toglie che molte delle sue intuizioni di storia del Mezzogiorno possono e debbono essere ripercorse. Lui è quello che veramente ha cercato di interrogarsi, anche, devo dire, con una certa angoscia. Io ricordo le discussioni a casa sua in cui gli riportavo quello che mi aveva detto Bobbio all'Accademia delle Scienze di Torino, i discorsi con Venturi, il problema della Lega Nord. Sono tutte questioni che mi sono rimaste nell'animo, mi sono rimaste nella mente. Per cui mi farebbe un gran piacere in futuro se i temi che lui ha trattato di storia del Mezzogiorno, più che sull'illuminismo, devo dire, su cui non siamo mai poi... mentre eravamo assolutamente d'accordo quando ho scritto Il mondo newtoniano, lui era entusiasta e fino a che si arrivava a Genovesi non c'erano problemi. Da Genovesi in poi c'erano dei problemi nell'interpretazione. Ma lui, il 4, il 500, il 600, ha scritto delle cose straordinarie. Ha detto delle cose sulla rivoluzione che meritano, sulla rivoluzione di Masaniello, ben inteso, che meritano di essere rivisitate, rivalutate. E poi soprattutto, ha ragione Mastro Roberti, la cosa bella di Lello era il rapporto con l'archivio. Io ho mai visto un maniaco dell'archivio come Raffaele Aiello. Questo veniva alla Biblioteca di Storia Patria per farmi trovare pronte le lettere di Celestino Galliani, che a quei tempi non si riuscivano a leggere perché erano, come dire, messe in un cassetto, non si sapeva mai dove erano.
e lui veniva lì e le tirava fuori e me le faceva, e me le faceva trovare. Questo per dire, lui era uno storico vero, un grande storico, è stato un grande storico. La storia moderna italiana, io questo l'ho già detto tutte le volte che vengo a Napoli, deve tantissimo a Raffaele Aiello, molto più di tanti personaggi che hanno animato positivamente il dibattito storiografico. Lello negli ultimi anni era uscito un po' fuori da questo dibattito di storia moderna, soprattutto della storia del Mezzogiorno. Invece andrebbe rimesso al centro. E non è detto che prima o poi, adesso ho ancora un paio d'anni, poi che anch'io se vado in pensione non vado a riprendere i libri di Lello e a ripercorrerli e a cercare di capire quali erano le sue ultime ricerche e quali erano i risultati a cui ci ha portato. Per cui non posso che ringraziarvi per avere rimesso un po' all'onore del mondo questo grande maestro, che meriterebbe davvero una straordinaria attenzione da parte del Mezzogiorno d'Italia. E lo dico come meridionale, lo dico come personaggio, che vabbè, sono andato a Torino, avevo un anno e mezzo, però nel mio cuore è rimasta la Puglia. Sono un regnicolo e con Lello queste cose ci avevano unito moltissimo, soprattutto quando con l'apparizione della Lega Nord ci furono delle situazioni di riflessione complessiva sulla storia del Mezzogiorno. Tra l'altro io questa cosa poi l'ho anche scritta adesso recentemente, un volume della Rivista Storica Italiana che abbiamo fatto in onore di Galasso, e ho cercato di riflettere da capo su questa benedetta storia del Mezzogiorno. Ecco, Lello è un protagonista di questa storia, è un protagonista di questa storiografia e va ripercorso. Poi, per carità di Dio, io adesso mi occupo anche di storia dei diritti, di Filangieri, di Pagano, però secondo me le cose più belle di Lello sono come modernista. È stato uno straordinario modernista. È stato. E non è per rivendicarlo, non è una rivendicazione patriottica la mia, è un gesto di affetto, ecco, prendetelo in questa maniera qui. Tutto qua. Grazie. Ho preso questo libro qui, Vincenzo Ferrone, La società giusta ed equa, repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri, anche qui credo ci sta il ricordo del maestro. Prego, professor Mastroberti, di tornare a seconda, di voler raggiungere, che abbiamo 12 minuti. No, ma poche cose, pochissime cose, insomma, veramente di Aiello non si finirebbe mai di parlare. Cioè, veramente è un personaggio straordinario. Poi le parole di Vincenzo Ferrore, il ricordo è toccante, il rapporto, ciascuno di noi ha un rapporto intenso con Aiello, ma diciamo, voglio solo ricordare qualche cosa, le sue biografie, la capacità e la sensibilità di entrare nel personaggio, soprattutto nei personaggi del Settecento che lui amava tanto, perché quello è il secolo suo e quello è il secolo, il ritratto che fa, adesso mi viene in mente la cosa di Carlo di Borbone, nella bellissima voce che ha fatto relativa a Carlo di Borbone, dalle lettere è riuscito a dare i tratti di un personaggio, del personaggio, a entrare anche nella psicologia del personaggio, quindi riuscire perfettamente a identificarsi in queste persone. Un altro bellissimo saggio che io amo moltissimo è I filosofi della regina. E quindi diciamo che, come dice Vincenzo Ferrone, lo storico, un modernista, e questo è stato anche il suo problema nella storia del diritto, di aver abbracciato, tra l'altro, avrei abbracciato un po' troppo la storia e poco i giuristi in qualche maniera, e questo un po' è con la diversità che si coglie con l'altro protagonista di cui si è parlato della storia giuridica, cioè è Paolo Grossi. Quindi direi che il libro che forse segna già tutto questo, ecco, per parlare di qualcosa di concreto, è il primo libro che lui fece nel 1968, se non sbaglio, la data di pubblicazione, che è Il problema della riforma giudiziaria e legislativa
nel Regno di Napoli. Già ci sono tutti gli elementi di quello che sarà poi Raffaele Aiello, quindi la ricerca d'archivio, l'intensa ricerca di archivio, il riferimento, ecco, diciamo anche la polemica con un certo marxismo che insomma vedeva la lotta di classe un po' dappertutto, per cui lui invece guardava l'elite, alla dialettica dei ceti, quindi insomma ponendo l'occhio su questa cosa. Il problema è lui utilizza spesso questa parola perché in fondo la storia è una risoluzione di problemi. Parla del problema della riforma giudiziaria e legislativa, ma c'è il problema storico del Mezzogiorno e quindi è una soluzione di problemi. Sono delle cause che vanno esaminate, che vanno approfondite, lo si può fare con la ricerca d'archivio, gli strumenti sono quelli dello storico e questa soluzione di problema riporta un po' all'Aiello questa suggestione mi è molto cara perché poi insomma la vedo in molte cose dell'Aiello che ha iniziato ingegneria, cioè questa che si lega all'illuminismo, anche un certo illuminismo eccetera, quindi ci sarebbe anche da approfondire molto questo discorso sul Mezzogiorno e la polemica che lui ha condotto contro Benedetto Croce e lo scossone che ha dato anche al meridionalismo, che aveva assolutamente diciamo messo da parte, diciamo individuando alcuni aspetti importanti come il ruolo che hanno giocato. Il ruolo non piaceva a Raffaele Aiello, era una cosa che insomma lui mi avrebbe assolutamente rimproverato, perché è una parola a cui che lui non amava moltissimo, il ruolo che hanno giocato i giuristi nell'anomalia socio-istituzionale del Mezzogiorno, cioè questa centralità del ceto forense che ha determinato tanti, tanti problemi. L'ultima cosa che voglio dire è l'ultimo Aiello, che andrebbe approfondito bene, quindi l'ultima parte quando è andato in pensione e si è messo a studiare in maniera forsennata, a scrivere in maniera forsennata. Quindi sono le cose che maggiormente andrebbero approfondite, andrebbero studiate, perché insomma c'è una ricchezza in quelle ultime cose di Raffaele Aiello che è tutta ancora da considerare. Poche cose, insomma, il tempo è quello che è. Grazie. Lascerei concludere il professor Tufano, visto che ha parlato di meno, insomma, l'ultimo ricordo, abbiamo pochi minuti, una manciata. Dunque, a proposito, tanto ringrazio Vincenzo Ferrone di aver richiamato la centralità del problema storiografico di Aiello, è tutta moderna e riguarda il problema del sottosviluppo dell'Italia meridionale, ma anche del resto dell'Italia. Lui non era molto tenero neppure col resto dell'Italia, basta pensare che citava spesso come persona odiosissima Liutprando, che di sicuro non stava a Napoli, ma stava più sopra. Io ricordo che dell'ultima produzione, peraltro io sono stato molto vicino alla nuova collana che aveva fondato dopo che la collana rossa era terminato per una rottura, vi dissi, per rapporti diciamo di lealtà con l'editore. La collana che aveva fatto con Gerardo Varotta, lui ha scritto dei volumi fondamentali. Uno è Eredità medievali, è un testo bellissimo di storia del diritto, dove lui, se vuole Francesco, potrà intervenire, un testo centrale nella storia del diritto italiano, con cui affronta anche il problema del ritardo dell'Italia in generale rispetto al resto dell'Europa continentale, dove pure c'è il diritto comune. Per non parlare, questa è la traduzione che lui ha voluto fare di Dawson, per non parlare di quello che succede nel mondo del diritto, diciamo, anglosassone, non diritto comune. Io ricordo che uno degli ultimi suoi volumi, Civiltà Moderna, che io utilizzo come corso generale nei corsi di storia moderna che ho,
Lui teneva tantissimo a questo libro, che voleva essere la sintesi della sintesi delle sue conoscenze, ma anche del suo modo di vedere tutta l'età moderna in Europa. E ricordo che lui mi telefonò, mi disse che il libro era pronto. Dico: benissimo, professore, io l'avevo letto in bozza. E dico: sa che faccio? Quest'anno, dico, lo propongo ai miei studenti. Dice: senti, ma quanti studenti ha? E dice: ah, sono 250-300 studenti. Vabbè, vabbè, non ti preoccupare, non gli fare comprare il libro. Dopo una settimana mi arrivarono 300 copie di Civiltà Moderna, anzi, se qualora qualcuno di voi non l'avesse disponibile, ve lo posso pure inviare, perché qualche copia mi è rimasta. Il personaggio, dico, è un personaggio che affronta problemi di una complessità incredibile, ma non era un personaggio complesso. Con se stesso, diciamo, lui aveva quella logica da ingegnere a cui fa riferimento Francesco Mastroberti. Cioè, lui era un tecnico di se stesso, per cui riusciva a tenere sotto controllo gli elementi, diciamo, disomogenei che affioravano a tratti nel suo carattere, che lui riusciva sempre a ridimensionare. E sa benissimo, sappiamo benissimo tutti, quanto sulfurio esso era. Ricordo quella polemica con Paolo Grossi. Io non posso che dare ragione, diciamo, a Raffaele Aiello. So che finì a carta bollata, poi per fortuna tutto si smondò e andò tutto per il bene. Certo, Vincenzo Ferrone si porta appresso questo cruccio di essere stato il detonatore di una miscela comunque preesistente, perché fino allora i rapporti si erano mantenuti formali e pacifici, ma in realtà il sulfuro Aiello bruciava dentro, perché con quell'impostazione di storia del diritto non voleva avere niente a che fare, anzi era la sua peggior nemica. Io con questo richiamo alla vicenda Ferrone Grossi vorrei chiudere il mio intervento qui. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie al professor Mastroberti, al professor Tufano e al professor Ferrone per queste bellissime testimonianze che hanno dato in questo breve tempo sul professor Raffaele Aiello. Prossimo appuntamento sarà con Edoardo Grandi, tra qualche tempo stiamo prendendo i contatti con i suoi allievi. Il video sarà caricato su YouTube e sarà mandato a tutti quanti e sulla pagina di Cantiere Storico Filologico. Daniele Santarelli non c'è, quindi io chiudo io augurandovi. Sì, Daniele, ci stai? Ci sono e vi saluto tutti. Ciao Daniele, ciao, grazie. Ciao. 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 Arrivederci, ciao a tutti. Grazie. Arrivederci, buona serata. Grazie. Grazie, ciao Francesco. Grazie. Ciao Roberto, ciao Vincenzo. Ciao Armando. Arrivederci, ciao, a tutti. Arrivederci, grazie, a tutti. Grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Arrivederci.